Signori, oggi è un giorno molto triste. Oggi forse noterete una certa malinconia, una certa depressione, una certa arrendevolezza nell'aria. Una grave disgrazia ci è capitata, anche il nostro personaggio non è contento di questa cosa, ma io non ho la volontà né la forza morale di esplicarvi tale disgrazia. Lascerò che essa si presenti da sola. Salve a tutti, sono il caro vecchio e sfortunato Blu. Ringrazio a tutti quanti della calorosa accoglienza. Ringrazio Zarathustra, ringrazio Sven. Voglio già ammazzarlo. Kengo, prendi la parola tu, ti prego. Allora ragazzi, ben ritrovati. Siamo sempre noi quattro e continuiamo questa lunghissima, estenuante, ma bellissima run di Dark Souls. No, toglierei l'ultimo aggettivo. Perché bella no? No, sarebbe bella se non la giocassimo noi. Non dire cagate. comunque, oggi voglio fare un velocissimo backtracking e perciò ho preso io il pad in mano, dato che sono un po' il più veloce di tutti quanti. Il più pro, ricordiamolo sempre. Esattamente, mi hanno abbioppato l'essere pro. E voglio anche parlare con vari NPC che stanno. Sì, che ci siamo un po' scordati. Beviamoci sta Covenant. Well, hasn't it been some time? Mica tanto. I'm Leonard, the Ringfinger. Prima non l'aveva fatto. Ha detto no, Fortfinger. I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red eye orb, one that is uncracked, then kill the dark wraith, survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? No, dai, ti da, dai, diventi rosso, if you sei fancy felice. A proper red eye orb, then kill the dark wraith. He has been a prisoner. I can see. Allora, fate un bel applauso a Dark Souls. Viva i rossi. Che nel 2 non si trovavano, fanculo. Nel 2, vabbè, il globo rosso incrinato, uno di quegli oggetti che tipo sono artefatti importantissimi, e in Dark Souls 2 li trovi in uno scrigno dietro una porta, una porticina magari dove devi premere X a caso vicino alle pareti. Premix! E insomma, invece qua praticamente c'è lore ancora una volta. Sempre. I Dark Wraith del Darkstalker Calf sono praticamente resistiti, o comunque uno di loro è sigillato, e l'unica cosa io non capisco, dov'è? Chissà come mai, no, dov'è, l'ho capito bene, sì. Perché tiene lui la chiave? La stanza ascensore, chiave della stanza con ascensore che conduce alla prigione più profonda di Lothric. Pare vi sia prigioniero uno spettro oscuro proveniente da una terra ignota, inghiottita dall'oscurità. Che NPC c'era nel nostro rotta? Perché però lo tiene lui? Forse è un ex affiliato che ha tradito. Ma io provo a una trappola a mo' di patch, però alla fine penso voglia di diventare uno dei nostri. Cioè, questa sembra che vuole che diventiamo noi uno dei suoi. Questa sembra stronza forte, non vedo l'ora di sentire che dice. Dark questa moon, a me allora. Dark moon. A me sembra. Punto primo, dalla faccia sembra la chierica, la finta chierica, o più che finta, la chierica imbrogliona di Dark Souls 2, Lysia. Ha la stessa faccia, identica e precisa. Poi, sì, a me sembra pure una, praticamente una della Covenant di Gwyndolin, non lo so. Poi è assurdo, abbiamo preso il sigillo del patto dei guerrieri là del blu, come cavolo si chiamano? Wave Blue e Sentinel of Blue. Le sentinelle, decorata con la luna oscura, non una cosa a caso dove forse, chissà, Dark Grey può essere no, il blu, no, la luna oscura, e questa pure è sempre lore ed è importante. Equipaggialo per portarti al patto delle sentinelle blu, e vabbè, la solita tiritera che veniamo convocati. È comparsa questa, c'è cioè proprio. Sentiamo.
You're an unkindled, aren't you? I am Cirrus of the Sunless Realms, former servant of the divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Mettiti la Covenant. Zan zan zan. Mettiti la Covenant. Mettiti la Covenant. Questa vorrà succhiare il nostro uccello. Oh, ma come sei bello. Vai. Ma sei proprio un caro ragazzo. Non so perché non ti ho notato prima. Non ce l'abbiamo abbastanza grosso per lei, quindi dovremmo tornare in un altro momento. O forse. O forse. Io la butto lì. Senza. Dato che si sono uniti i mondi. Non è che ci stanno le sentinelle del blu e i Dark Moonblade. Ma secondo me sì. Può essere, punto. Perché a questo no? Questo punto sì. Che poi fanno anche due cose differenti, perché le Dark Moon vanno a uccidere i peccatori. Sì, le sentinelle proteggono. Ammazzano i peccatori proprio, cioè. Senza pietà, in maniera peggiore dei Dark Wraith delle volte. Mi sono già scordato come si chiamava. Come si chiamava? Cirrus. Cirrus della penombra. Perché non mi ricordo mai i nomi? Questo era l'ostacolo perché ha ben due R. Sì. Just what needs. Okay. Abbiamo Estus, aumentare me nella vita, segna Estus, Rifolus arma, possiamo potenziare la katana, me nella vita. Ando. E vabbè. Detto questo. Allora, detto questo, quindi. Ci serve. Vai no. Si va prima all'Otri. Prima sì, ci sono più cose da fare a esatto. Lothric. E andiamo alla Viverna. Andiamo prima a vedere sto Dark Wraith. Io tengo pure un'idea, mi è venuta adesso. Chi possa essere? No, non chi possa essere, non ne ho la più pallida idea. Ma se è un Dark Wraith, Dark Wraith, io voglio provare a fare una cosa. E mo poi arrivati lì, vi faccio vedere. È una fesseria, è un terno all'otto. Sicuramente non funzionerà. Sì, però sicuramente non funzionerà, l'hai detto bene tu. Vediamo. Sono troppo contento del mio amato. Cosa? Chi è? Il mio amato che non mi ricordo come si chiama. Ah, e questo proprio è bene. Ottimo. Porca miseria, il serpente. Cuff. Non si sì, è estinto. Il suo operato sia ancora in azione. Sono contento. E chi lo sa? Che la vita arriva. Sta giocando al nascondino. Cazzo. Ah, per riparziale, maledetto. Per riparziale di nuovo. Ammettiamolo, chiunque preferiva taglia. Era un cazzo sì. Però era divertente perché mangiava i nemici. Era molto divertente. Maledetto. Mangiava tutto. E ti dava anime per quello. No, credo sei tossivo oppure era una pride. Mangiava anche anime per dare. Tranne se gli davi l'anima più piccola che ci fosse, quello te ne dava un po' di più. Era uno stronzo, Frank. Oppure se gli davi l'anima della farfalla della luna, che se la utilizzavi te ne dava 1200, se la davi a lui te ne dava 2000. Capisco la lancia però. Beh, ecco. Che fa? Qualcuno ha fatto un bel lavoro. Beh, sì. Cosa? Se ci sono messaggi non dei play. Guardare là che no, figo. Sei che figa. Levati di mezzo tu. Aspetto di me. Eh sì, è un Dark Wraith. Mi sa che dobbiamo vincere perciò adesso. Perciò è sigillato. Vabbè. Ma io questa fesseria la provo. Se era sigillato, perché si dementi l'hanno affrontato tutti quanti? Vediamo. Chissà. Io voglio aumentare un po' la nostra scoperta, dato che noi abbiamo questa latrina di 7 di fortuna. È un terno all'otto perché ove mai droppasse qualche cosa oltre, si è capito palesemente, il globo rosso, che l'ha detto proprio l'NPC. Lo ha già giocato sto gioco, io insisto. Dai, ma l'ha detto proprio, cazzo. Beh, vediamo appunto se ci riusciamo poi. Sì, che ci riusciamo. Aspetta, con calma, aspetta, senza aspetta. Ansia e no, con no, lui però sono curiosi di parlarci nel caso in cui. Ma che vuoi parlare? Appunto. Ma guardalo, non sembra manco in grado di parlare. Questi Dark Wraith sono pericolosi. Secondo te ce l'hanno ancora presa? Secondo me ce l'hanno ancora presa. Doppio punto. Guarda che figo. Eccola la scuola. Sono fan service, yes. Ma vabbè. Riesco a capire bene come sia fatto, però. Sembra, non lo so. La matura è sì, ho droppato qualcosa. Yes. Zitti.
Sto zittissimo. Ma che leggi messaggio. Quanti? Ce ne metteremo di sicuro. Ma soprattutto e pesano pure pochissimo, cioè 0,5 sopra. Ma sono ottimi, sono fortissimi. Descrizione. Xilug, questa volta tocca a te con tono epico. Dovranno dire qualcosa di importante. Guanti degli spettri oscuri, reliquie di un piccolo paese ormai scomparso, danno l'impressione di potersi disfare da un momento all'altro. Gli spettri oscuri furono i primi invasori dell'occhio rosso e si dice che servissero uno dei serpenti primordiali. Si dice, noi non ne siamo proprio sicurissimi, però. Ah, mio amatissimo cazzo. Ma poi si è capito se quei cose erano baffi o cosa? Facciamo penso una... fosse che ci sì, baffi, ma il dark fantasy più schifoso ed horror. Sì, mettili. Ah, guarda quanto siamo belli. Sì. Ah, questi, chi si vedo io? Guarda i nostri stivali. Un po' meglio la cella se c'è qualcosa. Non credo, avevo dato uno sguardo. Maledizione, c'è una mosca proprio, si vede che è arrivata l'estate. Ma quando dici che il dito anulare avrà cose nuove da dirci? Maledetta, cioè, ci dirà qualche cosa. Vorrei anche dire un'ulteriore distrazione sta mosca. Però scusa, cioè questo Darkrai era messo qua sotto, ma non era rinchiuso dentro una cella. Appunto, lui non era proprio rinchiuso dentro una cella, era rinchiuso ad un ascensore. Che però, cioè vi era un ascensore che però è l'ascensore ad essere chiuso. Sì. Cioè in realtà è chiuso, però non propriamente chiuso. Poi scusate, vorrei dire, sì, c'erano più forte di un Red Knight, ma là ce n'erano un po' troppi per simboleggiare il fatto che forse sono venuti una volta. Posso dire la verità. Provalo a combattere senza fargli il backstab all'inizio, senza fargli il riposto che gli ha distrutto lo scudo e poi e senza che abbia già affrontato mille erano tantini, sì, che sono stati e lo so, ma diciamo combattici normalmente. Vabbè, è ovvio che un paio di Red Knight anche da soli non avrebbero spazio, però no. Maledetto coltelli, bitch. Allora, adesso ci dobbiamo fare il giro. Ma fai quello di qua? No, non credo. Io preferisco farmelo di là, voglio avere il tempo di reagire su più la vita. Questo è maledetto. Vabbè, l'altro non è un pericolo. Ma il pericolo è lui. Ma ti colpisci. Infatti, no, il problema è il Red Knight. Questa non è una fortuna. Questi muoiono più. Forza. Ma ci impiega un bel buon arrivo. E io. Si è proprio disinteressato. Do una curata perché non si sa mai. Siamo un punto dei 10.000 anni. Il livello quanto ci costa adesso? Pallida idea. Vai a fare il Un repost e va. Oramai. Ma giusto, ma la nostra katana è più 2 o più 3 adesso? Più 3 se non erro. Se più 3 va bene così. Se è più 2 è meglio. Allora, vedo. Tanto alzato e le ammazzo. Però non ho visto le anime salire, quindi sono ancora vivo. Assolutamente sì. Solamente da questa parte dentro ma non è morto. Vabbè, adesso sì, forse era meglio che lo uccidevo io, non lo so, una brutta morte mezza. So, le spade in petto non fanno bene, però lo so, non so più non grave. Abbiamo un po' farmato off screen, sempre Xilug. Sempre Xilug. Sì, ci fa trovare sempre qualche cosa di buono. Questo anello che protegge dal fuoco. Adesso ma questa non si può uccidere alla distanza. Male, si è fatto male da tutto.
Quanta vita hai tagliato, Fantasy? Per riportarla a più 3 ce ne servirebbero 12. Non siamo caduti con di più. Ragazzi, ma sono alto dopo. Calma. Ah, vuoi prendere l'altro? Lo sai che sveglia non ti fa. Quello sì. Questo è facile, aprire dall'altra parte. Lo faceva quando il calcio? Quando? Lo faceva, se utilizzavi l'anello per camminare sulla lava. Non è nella vita perché proprio non mi ha premuto le tre. Non ho tenuto premuto per abbastanza tempo circa. Vabbè. Tanto. No, che una cosa divertente. Ci manca qualche cosa qui? Penso di no. No, vogliamo parlare di nuovo con la tipa che ci ha dato la Covenant di blu? Ma non ci deve dire. Appunto. Anche se mettendo l'altra Covenant di blu potrebbe non dire niente. Abbiamo 4 pezzi di titanite, cioè 4 frammenti di titanite. Quindi... Ma solo un più uno. Ce ne servirebbe praticamente altri due. Altri due, ce ne servirebbe più almeno più due. Con un più uno già dovrebbe essere più o meno al livello. Ma dai, ce la possiamo fare. Già normale, secondo me fa gli stessi danni. La Claymore, cioè la Claymore poi la utilizzeremo dopo. A me va. Ma vediamo il moveset della Claymore. Insegnamento del giorno: se giocate a Dark Souls e non volete usare una claymore, siete dei froci o siete dei maghi, che è la stessa cosa. Il mio mago utilizza la flambeg, qualche problema? Hai trovato la roba? L'ho droppata. Ti ha il fetillo di un gay. Dove sta la claymore? Eccola qua. Quanto è lungo? Vabbè, stesso moveset Dark Souls 1, si è andato in fretta. Ah, che poi ho scoperto che c'è la fast roll di 6 sotto il 30. In realtà il fast roll è sempre, ma no, se vai sotto il 30 è più lontano. L'ho detto tipo nell'episodio 3. No, hai detto che non c'è. Non c'è il mid roll, non il fast roll. Esiste solo fast roll e fat roll. Discutiamo, ci sono i video, ci sono le prove, controlleremo. No, vabbè, ma è una roba che sta tutta la community. Molto bene. Vabbè, sì, è la stessa. Ah, questo è cambiato. Non so perché poi. Ma può servire di più. Una fondo di sguarda? Vabbè, sono quelle classiche della spada. Peccato, potevano per piangere un po'. Non capisco. Come se non fossero già estremamente variati. Però un'arma e l'altra. Avete sotto le spade invece. Vabbè, perché la Claymore tiene movimenti diversi da tutte le spade, ha solo le sword art uguali. Ma la Claymore mi piace Dark Souls 2 dove sono proprio tale e quale identiche tutte quante. No, non Dark Souls 2 ci sono proprio. Allora, sinceramente io mi aggiungerei, no, a dir la verità, uno in vigore, se no la Claymore non la potremmo mai utilizzare. Farewell, Ashen. Sta bene? Farò l'egoista e la potenzierò a più uno. Vabbè, che poi che altra arma avete equipaggiato a parte la katana? Ah, e per noi ci sta la katana. Non dico, a parte avevo visto un'altra arma vicino alla luce katana. Ah, la avevamo utilizzato. Cioè. Credimi. Abbiamo utilizzato anche la falce, ma siamo rimasti un po' insoddisfatti. Sì, ma perché la falce era contadino, per questo. Vabbè, è sempre stata la falce da contadino ed era fortissima. Ah, sì, il problema è che mo hanno specificato di più il direct hit. E poi fa proprio cagare come arma. Ma infatti si spera che la patch del 18 aggiustano un po' di robe. Gli incantesimi, i miracoli che fanno veramente schifo. No, mi devo baffare le piromanzie. Le piromanzie sono le uniche fortissime. Ma dove? Le prime fanno proprio schifo. La palla di fuoco va bene, le altre fanno proprio schifo. Lascia perdere, sono proprio forti a livello alto. Vabbè, all'alto ad arrivarci. No, invece miracoli soprattutto fanno schifo, ci sta il Wrath of the Gods che è qualcosa di improponibile, lascia perdere. Il problema è che si spoilera troppo. No, lui tantissimo, non capisco anche perché. Ma il PvP va visto, voglio. Ma cosa? La cosa non è le cose più belle dopo la lore. Che altro vuoi fare? Che vogliamo fare? Non volete provare a fare il corvo? No, è vero. Ma riparlare col
dito anulare. Sì, è vero, infatti, il dito anulare. Non me ne dimentico proprio che la voglia di andare avanti è tanta. E anche quella di uccidere sta. Ah, you found a proper red eye. Sì. Brilliant. I knew you were no ordinary man. Okay. Now invade and pillage all you like. And if you grow weary of your duty, you too may become a finger. What? Come on, give yourself to Rosaria of the Cathedral of the Deep. Now invade in un modo o nell'altro ci dobbiamo recare a questa cattedrale della profondità, anche proprio... È già solo per controllare la trama, visto che lì c'è uno dei nostri... Tu dici che Rosaria sta là. Eh sì. E cosa ti suggerisce questa cosa? No, dico a Blu. Cosa glielo ha suggerito? Il fatto che ce l'abbia detto papà e papà. Nostri caricamenti qui a Blu. Il problema è che la cattedrale delle profondità. Sì. E questa Rosaria, cioè, starà nello stesso identico luogo dove si dice che c'è Aldrich. Penso di sì. Sarà vasta sta cattedrale. Non lo so, quello non lo so. Non credo sia una cattedrale. Si deve vedere quanto è vasta. Non lo so, non lo darei tanto per scontato. Secondo me, se anche sta nella stessa identica cattedrale, sarà un segreto incredibile. Ok. Che cosa... L'alcol. Ah sì, è vero, l'alcol non lo abbiamo mai dato, che è abbastanza evidente dato che scoppietta. Sì. Abbiamo dato bombe nere, no. Abbiamo dato un po' di tutto. Prendi l'oggetto e godi. Vuoi pure una lingua. Bumperum, oh, questo bumperum, è un bubu. Guarda, io non so perché, ma penso che sia qualche cosa di Solair. Pam pam. Io non so perché, ma penso che tutto lo sia già giocato questo gioco. Anche secondo me. È possibile, è un dio. Sì. Prova il ramo d'albero, quello dell'amicizia. Quello dell'amicizia. Quello del gigante. Sì, è vero, quello non l'abbiamo mai visto, l'abbiamo visto solo off screen, sto sì. Fatto. Che qua c'è il ramo di betula bianca ricevuto come simbolo di amicizia un gigante. Buon amico non colpire, ed è diverso da questo. E tu quale hai provato a dare, questo o l'altro? Questo non mi dà niente, l'altro non l'ho provato, ma... Vuoi provarlo? Sì. Avrà un senso che sono separati. No, non ho le mani nella vita. No, guarda che scortese. Non si danno i regali degli amici. Infatti sì. Effettivamente siamo stati mai educati. Il World, magari lo accettavo. Infatti quello abbiamo dato. Ho trovato questa. No, in realtà sì, comunque l'armatura di Soler l'ho dato col secondo PC, anche io. Non solo tu, me lo fai. E la morte! Aia. È scomparsa. No. Ah no. Sei da leggere Titanite Scintillante. Xilug. Titanite Scintillante per rinforzare le armi. Rinforza un'arma intrisa di potere a più 4. Queste armi uniche non possono essere potenziate con la titanite normale, né possono essere infuse se non utilizzando questa titanite scintillante, che, oltre a rinforzarle, mantiene inalterati gli effetti dell'infusione. Beh, sembra potente. E vabbè, per le armi speciali, come per esempio questa, la spada di Rithil. Ma non si baffa da sola? Cioè, con normalmente? No, con le titaniti normali. Ma perdi sì. Ma penso sia troppo presto. No, non mature. What? Se vedi un albero gigante. Perché io mi spoilerò le cose, io sono vedente. Che cazzo, io solo che controlliamo. Legga. Spinge i nemici a reagire agli invasori. Gli alberi giganti erano noti anche come alberi guardiani. I loro semi svelano gli invasori. Se usati efficacemente, questi semi aiutano a contrastare gli spiriti oscuri. The heck? E vabbè, il seme dell'albero di gigante che tu lo utilizzi e i nemici nell'area diventano nemici anche dell'invasore. Stai pure in Dark Souls 2. Lo so, ma... Figo. Ma non ho capito... Ma mi aspettavo qualcos'altro. Ma non ho capito, però... E che cavolo ti doveva dare? Era palese che era dalle flashback, voleva. Chi è che è morto là? Voleva entrare qualche idiota. Voleva entrare anche qui all'interno. Ah, il Crest Fallen Warrior... Penso che stia fuori, non sta dentro. Mo ci andiamo a parlare, magari mo ci vuole, sì. Ah, diamo il libro, anzi diamo prima il libro, così qua si carica. No, non si carica. Libro di Braille. Il libro! Ma abbiamo parlato col piromante? Di recente non mi ricordo. Ah, they, I am pleased to have it. Ci avevamo fatto dare la mano del piromante. Oh, we'll need it. No, unauthorized this were the great...
Sì. Manca. È un segretucolo nella seconda area. Cioè, presente? Ti vedrai il video e lo saprai. Oh, champion of Ash. Welcome back. Pensavo di averla vista. Do you wish to hear a tale? Dopo da. You only have to ask. Non saremmo stati 800 episodi. Vuole raccontarci una storia? Oh, you've brought me a real divine tome. Now I can tell new tales of miracles. Miracles. Grazie. Tales of the greater miracles can be quite the epics. Posso dare per scontato che lei sia effettivamente ciò. Ma abbiamo letto anche nella descrizione del libro in Braille che quelli della Via Bianca danno grande importanza di ciechi. Se ci parlavi, ti dicevo proprio sono cieca, però... You know, in my home of Curry, I would be pleased to share the tale, although to be honest, if I had a divine... Però sono terrible. Ah, me l'ho scordato. Sta a posto. Cosa dici adesso? Ci dici? Guarigione media. Versione migliorata di guarigione. Vabbè. Buona quantità di PV. Miracoli nascono studiando le storie degli dei e ricevendo la loro benedizione tramite la preghiera. La loro efficacia dipende dalla fede di chi li lancia. Deo, grazie. Tutto a posto. Lacrime del rifiuto. Questo è nuovo. Sempre da Morn, apostolo dell'arcivescovo. Cioè, second chance di. Di Final Fantasy. No, di Demon Souls. Anche se sta sicuro. Però no, è come il second chance, passatemi il termine, pezzotto, che sta dentro a Dark Souls 2, che se muori praticamente rimani, hai una possibilità di rimanere con un HP. Comunque, creato per donare ai morenti il tempo di dire addio ai propri cari. Cioè, vuol dire che non muori, però muori. Le lacrime nascono per il conforto dei viventi più che per chi ci ha lasciato. Io penso. È il tempo di curarti, diciamo. Forza c'era, mi pare di no. Ah, miracolo elementare utilizzato dai chierici, crea un mondo adulto, no, non c'era. Questo miracolo, pur non infliggendo danni, respinge i nemici stordendoli, può anche proteggere dalle frecce. Io sono sempre affascinato dalla descrizione di Ritorno, però. You know, in my heart, if I have nella tua terra natia, ma ormai ti riporta solo. Questa volta sì, l'hanno puntato bene, mi pare che non stava né nel primo né nel secondo. L'appunto che ti dice la maledizione dei non morti ha distorto il potere del miracolo, forse sono i falò ad essere oramai la vera casa dei non morti. Ed è molto splendido. Sì, è bellissimo. È molto bello e molto poetico. Bello proprio. Allora, andiamo avanti? No, anzi, in modo che facciamo un video discretamente corto di intermezzo, okay, e non appesantiamo troppo anche chi guarda. Abbiamo mancato qualcosa che volevamo vedere? Abbiamo mancato qualcosa o possiamo fermarci qui e lo uniamo come al solito ad un altro episodio che facciamo? Vediamo, non volevamo provare in realtà a colpire la viverna. Ah, ma è tornato Greyrat dalla sua missione in solitaria? No, mi pare di no. Abbiamo spostato la visuale, mi sembra che non ci sta. Può essere forse ora. No. Ah, ma soprattutto... Il pellegrino, siamo morti varie volte. Speculammo che magari più aumentava la nostra vacuità, che adesso è a 5, non male, più ci poteva far salire di livello. Sarà vero o no? A champion of Ash, I would do anything for my master. Just say the word. Questo è uno stronzo. È talmente attinge al vero potere. E allora sì, è con le morti che si aumenta la possibilità di salire. Then shall we begin, bearer of the dark side? Sì, invece! È la cosa più palese al mondo. È una quest da portare avanti. Qui Omo ci vuole, lui ti sbloccherà qualche cosa, qualche NPC, qualche potere. Momento. O ce l'ho meno nel momento. Noi, morendo più spesso, saliamo più facilmente di livello. Gratis, capisci come questa cosa sia male? Suona malissimo! Ti prego, facciamolo subito, voglio vedere come lo prenderemo in culo. Ti prego. Esattamente. Che ci alziamo, mo? Allora, o praticamente continuiamo e ci mettiamo, o magari iniziamo un po' forza, dato che la Claymore è quality. E si può fare, un e anche un po' questo vigore. E vigore già hanno fatto uno prima. Facciamo sta minchiata. Mo torniamo dalla guardiana e vediamo be se c'è questa maledizione. C'è bisogno di due volte la quantità di anime. Allora, noi ora per salire di livello ne dovremo fare 7407. Diciamo che il livello dopo saranno 7900 all'incirca, quindi per un totale 15.300. Quindi i nostri calcolatori giustamente dicono 15.000. Se ci chiede tale Welcome quantità, dicaci guardiana. Sì. Complimenti, ingegnere.
Perché ci stiamo fidando del tizio senza faccia invece della guardiana della lussuria? Ma io voglio soprattutto. Io voglio morire male, non hai capito. Se qualcuno lo deve mettere in culo, preferisco sia lei. Aspetta, aspetta, hai dei gusti un po' strani. Vabbè, ok. Ma soprattutto. Dica. Infatti, è salita a due. Ma io vorrei che fosse sul nostro corpo più che nel nostro inventario. Vabbè. No, qua sai che cosa succederà? È proprio scontato come pochi. Sentiamo. Data pure la descrizione, e già l'ho detto, come lui ti fa salire di livello, rievocando il segno oscuro. Secondo me, o ti esce il segno oscuro, o se non ti esce, come minimo, arrivato a un certo punto della sua quest, e penso che lì cambierai sia tu, sia ti succederà qualcosa. Secondo me tu diventi non morto come Dark Souls 1. E lì l'avevo pensato diventi, anch'io e godo. Diventi, ma lì sei inutile. Diventi vuoto perché stai diventando vacuo. Non sei più un campione della cenere, come torni indietro a quel punto? O facendoti curare dalla guardiana, oppure rimani un campione della cenere che però praticamente la guardiana riporterebbe la vacuità a zero. Sì, sì, sì. Però capisci, no, spendendo ma non ti una cura montata, il simbolo scuro più che la vacuità. Però penso che curando il simbolo oscuro non ti elimini magari la vacuità, però penso, capiti, elimini la maledizione. La vacuità come si dovrebbe eliminare? Penso che non la elimini più. Ormai se non